Con l'approvazione del nuovo Statuto dell'Unione ci sono alcune importanti novità. Quella più rilevante, a mio avviso, è proprio questa. Da oggi l'Unione Montana dei Comuni del Mugello esercita per tutti i comuni che la compongono anche la funzione della pianificazione urbanistica e territoriale, che quindi diventa una funzione fondamentale che va ad aggiungersi alle altre già presenti, ma soprattutto rappresenta un tassello politico molto molto importante. Più volte ne abbiamo discusso anche nei nostri territori, con i nostri cittadini, con le associazioni di categoria. La pianificazione urbanistica fatta a livello di singolo comune ormai rappresenta una situazione anacronistica, perché comunque il Mugello è un'area omogenea che ha bisogno di una pianificazione sul piano strutturale, quindi una pianificazione molto molto generica di cornice urbanistica, ha bisogno a livello locale. Questo è l'impegno che ci eravamo dati anche con gli altri sindaci. Fortunatamente siamo state anche fra le 6 zone che rispetto alla regione toscana hanno ottenuto importanti finanziamenti proprio per avviare questa nuova struttura. In soldoni e nel concreto di cosa si tratta? Questa nuova funzione avrà il compito di elaborare il piano strutturale intercomunale, che varrà per tutti i comuni del Mugello. Gestirà il piano strutturale intercomunale, quindi anche nelle sue varianti, fornirà supporto alla formazione del sistema informativo territoriale, che è una banca dati importante anche per lo sviluppo urbanistico del territorio, e altro obiettivo non meno importante, dovrà predisporre uno schema di regolamento edilizio condiviso da tutti i comuni dell'Unione. Per fare questo si costituirà un ufficio di piano all'interno dell'Unione, che sarà composto da tutti i referenti tecnici comunali che si occupano di urbanistica, e quindi un lavoro su cui abbiamo voluto davvero investire molto. Il fatto che sia nello statuto gli dà una rilevanza veramente notevole anche rispetto all'essere strategico come funzione. Da domani saremo al lavoro, perché comunque l'urbanistica è una materia molto molto importante e molto complessa, ma credo davvero si sia arrivata a un punto di svolta. Probabilmente gli effetti di questa scelta si vedranno fra molti anni, anche fra molti sindaci, nel senso che la pianificazione urbanistica esplica poi gli effetti reali dopo 20 anni, ma noi contiamo nel giro di due anni di dare all'Unione un nuovo piano strutturale. Sarebbe davvero un segnale importante, fatto salvo che poi all'interno di ogni comune restano in vigore gli altri strumenti urbanistici, che sono chiaramente più definiti e più concreti. Quindi c'è una grande soddisfazione, tra l'altro anche del voto unanime del Consiglio dell'Unione, che appunto conferma la bontà della scelta, era assolutamente condivisa. Questo incontro, sollecitato da noi come Unione dei Comuni, quindi anche da Sindaci del Mugello, era un po' l'incontro che serviva a fare da raccordo un po' a tutti quelli che in questo anno e mezzo abbiamo fatto, e quindi quello per avere anche la sintesi finale di questo che è stato il processo nato dalle eventuali cessioni delle quote da parte dei soggetti pubblici, comuni di Firenze, Pistoia e altri, che aveva portato sicuramente delle difficoltà e delle preoccupazioni all'ambiente del settore degli allevatori della produzione del latte, che conferivano appunto il latte nella centrale del latte di Firenze. E questo, insomma, dalla norma governativa, quindi si è aperta una discussione in cui il Mugello, anche se non avendo titolo come socio della centrale del latte, ma avendo tra virgolette il core business e quindi la produzione della materia prima, è voluto entrare nella discussione per far capire, far comprendere anche, soprattutto al Comune di Firenze, che deteneva le quote più ampie della centrale del latte di Firenze, quello che sarebbe significato per il nostro territorio se non si fosse stato attenti in questo percorso particolare sulla dismissione delle quote pubbliche. L'ultimo atto, come sapete ormai tutti, è quello della fusione con la centrale del latte di Torino, quindi un'organizzazione nuova, ma che darà alla nuova centrale del latte, sarà centrale del latte toscana, un'autonomia all'interno di questa società più grande, centrale del latte Italia, in cui però la presenza del pubblico sarà molto importante ancora. E quindi su questo aspetto c'è stata piena sintonia nello sviluppo da parte sia di noi sindaci del territorio, ma anche delle associazioni di categoria del Mugello e delle cooperative di conferimento. Infatti a questo incontro fatto insieme all'assessore Perra del Comune di Firenze, che seguiva le partecipate del Comune stessa, e il presidente della centrale del latte Firenze Marchioni, erano presenti anche l'associazione di categoria e le centrali di conferimento, oltre a qualche allevatore.
Questo è stato anche un momento di discussione, un momento anche in cui sono state aperte delle tematiche nuove per il futuro anche degli allevatori del latte, quindi del protagonismo dei nostri allevatori, e quindi c'è stata una disponibilità e un'apertura da parte del Comune di Firenze anche per studiare forme in cui sia di nuova magari di riorganizzazione del piano industriale, quando al 1° ottobre entrerà in funzione la nuova centrale del latte toscana, quindi con il complesso della centrale del latte di Torino, ma anche per eventuale un protagonismo nell'entrare nella società stessa e quindi nell'acquisizione delle quote. Questo riteniamo sia importante per il territorio, sia stato un progetto che alla fine ha avuto il suo effetto desiderato, cioè quello di far valere qual è la qualità e lo sviluppo che queste produzioni hanno non solo per il nostro territorio, ma per tutto il contesto in cui queste poi vanno a gravitare. Consideriamo che nel nostro territorio del Mugello le produzioni del latte sono di 15 milioni, complessivamente in Toscana se ne producono 30 milioni e poi vengono conferiti presso la centrale del latte di Firenze, quindi quello che era la dimostrazione della produzione importante che facevamo con i nostri allevatori, ma anche della qualità del latte stesso. Come parti politiche siamo rimasti contenti che alla fine insomma il territorio del Mugello sia stato ascoltato e abbia avuto anche la possibilità in questo momento di avere un proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione, anche se sono nominati tutti dal Comune di Firenze, però un soggetto quindi è stato indicato anche dal Mugello, quindi ci è stato chiesto un parere sull'eventuale nomina, e quindi questo ci rende anche un pochino più tranquilli nel continuare a tutelare il nostro territorio, i nostri allevatori, ma anche a salvaguardare la produzione e lo sviluppo e la qualità soprattutto delle produzioni stesse e del latte che nelle varie forme viene prodotto nel nostro territorio. Nella scorsa giunta dell'Unione abbiamo approvato un ordine del giorno proprio relativo alla Faentina e in particolare allo sviluppo del sistema ferroviario del Mugello. Il là per riproporre un nuovo documento da parte dell'Unione dei Comuni lo ha dato il dibattito che si è riaperto su Firenze e non solo rispetto ai lavori che investono la stazione di Santa Maria Novella e in particolare al sottoattraversamento progettato e quindi a questa ipotesi di revisione del progetto di cui hanno discusso il Comune di Firenze, Ferrovie, la Regione Toscana e il Governo nazionale. In questa partita che pare riaprirsi, anche se credo si debba comunque sempre tenere presente, e abbiamo avuto insomma almeno stando ai comunicati stampa delle rassicurazioni in merito, dobbiamo tenere ben presente che il traffico sull'alta velocità non può interferire in maniera negativa a quello sui pendolari, quindi qualunque sia il progetto, questa è una richiesta che facciamo ovviamente come territorio, ma la riapertura parziale di questa partita a noi ha dato la possibilità anche di esprimere quella che è un po' la nostra prospettiva rispetto alla linea più importante che abbiamo sul territorio, che è la Faentina che collega Firenze e Faenza, e anche l'altra linea che investe una parte del Mugello, è quella relativa alla tratta fra Borgo San Lorenzo e Firenze via Pontassieve. In questo documento noi abbiamo riaffermato, intanto, giusto perché non vorremmo che qualcuno se lo dimenticasse, che noi l'alta velocità l'abbiamo già avuta in Mugello diversi anni fa, oltre 20 anni fa, abbiamo avuto anche dei danni ingenti e notevoli e sono stati fatti una serie di investimenti compensativi, ma sulla Faentina resta un credito per il Mugello che è quantificato nei famosi, ormai purtroppo tristemente, 31 milioni di euro, risorse che erano previste da diversi protocolli d'intesa e diversi aggiornamenti dello stesso protocollo, ma che non sono poi mai stati di fatto stanziati dai vari governi che si sono succeduti. E quindi, visto che una sorta di spiraglio si riapre su un progetto dell'alta velocità e potrebbe anche portare a delle economie e potrebbe anche magari spingere il governo a fare ulteriori investimenti sull'area metropolitana, abbiamo deciso da una parte di ricordare quello che è il credito del Mugello rispetto al trasporto ferroviario e dall'altro chiediamo, e ci faremo in questo senso portavoce in questo, chiediamo un tavolo locale in cui partecipano sia l'Unione Montana, sia la Regione Toscana, sia il Governo, dove poter ridiscutere anche di un progetto di medio periodo sulla linea Faentina. Un progetto di medio periodo che noi vediamo come composto
almeno nelle proposte che ci siamo immaginati, poi da verificare da un punto di vista tecnico, da una maggiore frequenza dei treni. Oggi il memorario, che è stato comunque uno strumento che ha permesso un miglioramento della linea, prevede più o meno un treno ogni ora, al di là delle fasce mattiniere. Noi pensiamo che se sulla Faentina viaggiasse un treno ogni mezz'ora e soprattutto la fascia oraria non si chiudesse alle 20:30, perché questo vuol dire di fatto chiudere i collegamenti fra Borgo San Lorenzo, fra il Mugello e Firenze, ma potesse ampliare questa fascia fino anche al dopo cena, noi avremmo un sistema tranviario di fatto, in modo da permettere una mobilità più semplice, più funzionale da e verso Firenze. Quindi in questo documento, oltre a rivendicare i 31 milioni di euro, oltre a impegnarci a convocare e a coordinare questo tavolo fra enti locali, abbiamo deciso anche di corresponsabilizzare la città metropolitana, perché comunque siamo la zona nord della città metropolitana e rispetto alle infrastrutture sulla mobilità forse siamo il territorio più penalizzato da quella che è la situazione attuale. Io penso che se insomma c'è la buona volontà da parte di tutti gli enti, questa possa essere una partita che si è riaperta e qualche risultato lo potremmo portare a casa. Con il 30 di luglio si inaugurerà la 43esima mostra dei ferri taglienti, che quest'anno avrà il titolo delle lame del Corno d'Africa, e in collaborazione con il centro di ricerca dei ferri taglienti, con la Proloco di Scarperia e col Museo di Storia Naturale dell'Università degli Studi di Firenze. Questo sarà il primo momento di una serie di, appunto, di eventi, di iniziative che culmineranno con l'8 settembre, con il D8, quindi con la data di fondazione appunto di Scarperia stessa, nel comune di Scarperia e San Piero, che quest'anno celebrerà e festeggerà i 710 anni della fondazione. Poi proseguiranno con le iniziative sul musical i primi d'agosto, per poi arrivare alla giornata rinascimentale, poi festeggiamenti per il D8, appunto l'8 settembre, per poi concludersi con la tradizionale festa a corte il sabato successivo all'8 settembre, quest'anno cadrà il 10, con poi l'11 di settembre il tombolone e la battitura, che quest'anno sarà arricchito anche dalla partenza della transumanza, e quindi insomma un'iniziativa in più per arricchire i festeggiamenti. Nel corso poi di questo mese e mezzo, ma diciamo quasi due, ci saranno anche iniziative importanti che riguarderanno l'associazione del territorio, come la cena per la misericordia, con le associazioni in piazza per la misericordia, e la mostra ormai del museo a cielo aperto sul Monte Alzuzzo presso il Passo del Giogo, organizzata alla Gotica Toscana fra il 17 e il 18 di settembre, sempre per ricordare che in quei giorni lì ci fu lo sfondamento nel 1944 della linea gotica. Poi tutta una serie appunto di iniziative collaterali e che comunque insomma serviranno a completare il calendario dei festeggiamenti del D8, e appunto inizieranno il 30 di luglio con la 43esima mostra dei ferri taglienti, che avrà come titolo quest'anno Le lame del Corno d'Africa.